Buonasera, bentornati ad Abruzzo Village, trasmissione di informazione dalla provincia di Teramo. Un'antenna 5G per la telefonia mobile alta 10 metri sarà posizionata in via Molinari a Teramo. Protestano i residenti della zona martoriata da anni dalla presenza di tanti altri ripetitori. Il comitato del quartiere Stazione chiede all'amministrazione comunale un piano antenne e sottolinea la vicinanza dei ripetitori a tante scuole e asili. Vivere o lavorare sotto una distesa di antenne 5G non è certo rassicurante ed è giusto chiedersi se ciò comporti rischi seri per la salute. È quello che sta accadendo nel quartiere Stazione di Teramo, dove negli anni sono stati installati numerosi ripetitori di telefonia mobile. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso per i residenti della zona è l'installazione di un'antenna di 10 metri che stanno posizionando proprio in questi giorni sul palazzo di Via Molinari, sede tra l'altro dell'importante ente formativo Consorform, frequentato da centinaia di giovani che seguono i corsi professionalizzanti. L'ente si è opposto strenuamente alla decisione del condominio, che a maggioranza ha invece deciso per l'installazione. I cittadini sono preoccupati e il comitato di quartiere che li rappresenta, presieduto dal dottor Siriano Cordoni, protesta con forza. Il comitato Stazione non era assolutamente informato di questa nuova installazione? Assolutamente no. Ci siamo visti piombare una gru megagalattica qui sulla via. Pensavamo che fosse il 110% le ulteriori ristrutturazioni che stanno facendo in zona, invece a un certo punto abbiamo visto che stavano montando un'ulteriore antenna, un'antenna del 5G, di cui noi siamo consapevoli che prima o poi dovremmo fare i conti col 5G, ma i cittadini devono essere informati. Non può essere che un'amministrazione faccia calare dall'alto una decisione così importante, insomma. No, non in c'era... questo quartiere ci sono tantissime altre antenne. Sì, ma è proprio questa la nostra preoccupazione, che già esiste un palazzo, il palazzo delle poste, che è dove c'è una selva di antenne. Quindi ci saremmo aspettati che un piano antenne prevedesse l'inizio dell'installazione del 5G da un'altra parte, lontano, per una distribuzione equa su tutto il territorio della nostra zona. I cittadini non sono stati per niente informati. Per due giorni abbiamo avuto chiusa la strada, non c'è stato neanche un cartello. Quando un singolo cittadino deve ristrutturare un appartamento, un negozio, deve mettere cartelli, deve fare comunicazioni, deve informare. Questi delle multinazionali si possono permettere di arrivare nella nostra città e mettere le antenne. Questo ci sembra una cosa che l'amministrazione dovrebbe prendere nella debita considerazione. Il quartiere Stazione, insieme alla Gammarana e San Berardo, è una zona della città particolarmente popolosa. Sono circa 8.000 cittadini che risiedono in quest'area, ormai non più periferica, dove insistono diverse scuole e asili. Il sottosegretario alla giustizia Francesco Paolo Sisto è intervenuto all'incontro promosso dall'Ordine degli Avvocati di Teramo sull'emergenza che sta vivendo il Tribunale teramano. La carenza di magistrati e il degrado edilizio della struttura stanno provocando ritardi inaccettabili nei processi. All'incontro promosso dall'Ordine degli Avvocati di Teramo c'erano proprio tutti: legali, politici, rappresentanti delle istituzioni, sindaci del territorio. Tutti riuniti ad ascoltare il sottosegretario alla giustizia, Francesco Paolo Sisto, sull'emergenza che sta vivendo il Tribunale teramano. Carichi di lavoro triplicati rispetto alle altre sedi abruzzesi, strutture edilizie degradate, grave carenza di organico per cui i processi nascono già vecchi. A Teramo servirebbero 10 magistrati in più. Nel suo intervento Sisto ha proposto un incontro al Ministero per iniziare un percorso insieme agli avvocati, fissando scadenze precise per affrontare uno alla volta i vari problemi. Il presidente dell'Ordine degli Avvocati, Antonio Alessiani, ha accolto l'annuncio con soddisfazione. L'obiettivo dell'iniziativa di oggi è quella di consegnare il Tribunale di Teramo come un malato grave a chi la possibilità di intervenire. Questo non è un convegno, è un pronto soccorso. Noi consegniamo il Tribunale di Teramo, che si trova in situazioni critiche, a chi ha la possibilità di intervenire per poter risolvere questa situazione, che può essere risolta soltanto con un intervento legislativo che riconosca Teramo come sede disagiata, eventualmente anche modificando i criteri per riconoscere la sede disagiata. Senza una forte attenzione verso il nostro tribunale, questa nostra provincia rischia di impoverirsi definitivamente e di restare al di fuori del circuito
che l'Europa riterrà meritevole di essere premiato all'esito dei finanziamenti del PNRR. È intervenuto tra gli altri il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, che ha ribadito il bisogno di misure straordinarie e strutturali sia in termini di personale che di edilizia giudiziaria, ma ha anche lanciato l'idea di una nuova sede per il Palazzo di Giustizia teramano. Intanto portiamo un documento congiunto, condiviso da tutti i sindaci della provincia di Teramo. Una forza straordinaria che viene dal basso, dai sindaci e quindi dalle comunità, dai territori, per chiedere la difesa del Tribunale di Teramo e la sua valorizzazione, un tribunale di riferimento non solo della provincia, è un presidio istituzionale fondamentale di un momento di rilancio e di ricostruzione del territorio, ma è anche un presidio fondamentale giudiziario dell'intera regione. La connessione, ad esempio, con la facoltà di giurisprudenza, l'unica facoltà abruzzese di giurisprudenza, con la sua tradizione, un riferimento del centro Italia, deve condurci a valorizzarne il rapporto e a portare finalmente alla costituzione di una cosiddetta cittadella del diritto. Come comune, come città di Teramo, come città capoluogo abbiamo messo a disposizione forze, risorse e soprattutto disponibilità nel dialogo col Ministero, appunto, per valorizzare il nostro tribunale. Lo chiediamo tutti insieme e nessuno può chiamarsi fuori in questa battaglia, che è una battaglia di comunità. La sede di Teramo sarà capofila per il progetto regionale Agicot, che prevede la presa in carico di anziani e fragili dopo le dimissioni dall'ospedale. Si tratta di un nuovo modello organizzativo sul territorio che è stato finanziato dal Ministero della Salute alla Regione Abruzzo con oltre 1.100.000 euro. Anziani e fragili, una volta dimessi dall'ospedale, avranno finalmente una rete di assistenza appropriata sul territorio, presso il loro domicilio, attraverso le RSA o altre strutture dedicate. È un modello organizzativo denominato Agicot, un progetto finanziato con 1.100.000 euro dal Ministero della Salute alla Regione Abruzzo e che vede l'ASL di Teramo, prima azienda abruzzese, dove sarà realizzato. Nel definire la progettualità, preziosa è stata anche la collaborazione dell'Università di Firenze. Un progetto importante che aiuterà il paziente una volta uscito dall'ospedale. Ecco, come sarà sostenuto? Sì, questo è un progetto finanziato dal Ministero, un progetto regionale che vede l'ARS di Teramo come prima sede sperimentale e poi sarà spalmato anche su tutte e tre le altre ARS. Progetto fondamentale perché si concentra sulla presa in carico del paziente dopo le dimissioni dall'ospedale e quindi che è la famosa integrazione tra ospedale e territorio. Seguiremo i pazienti sia a domicilio sia attraverso l'assistenza domiciliare, ma anche nelle strutture protette, nell'RSA. Ci sarà la presa in carico attraverso un'unità di valutazione e attraverso un'equipe multidisciplinare. È importante perché la vera innovazione della rete territoriale sarà proprio questo, è questa forma di sperimentazione che noi abbiamo messo in atto, una rete territoriale che attraverso il DM71 e attraverso il PNR si concentrerà proprio su questi livelli che presentiamo con questo progetto. Nel corso della presentazione a Teramo del progetto Agicot è stato ricordato inoltre come l'Abruzzo sia tra le regioni italiane con il maggior numero di anziani. Questi pazienti spesso occupano posti letto in ospedale per lungo tempo perché non c'è nessuno che possa prendersi cura di loro in famiglia. Questa nuova rete di assistenza territoriale farà in modo che negli ospedali ci sia maggior capienza per gli acuti. Inaugurata a Teramo la Casa della Legalità e dell'Ambiente, sede di 4 associazioni del terzo settore, un luogo di cultura che nasce all'interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata e affidato dall'autorità giudiziaria al Comune di Teramo. Inaugurata a Teramo in via Molinari la Casa della Legalità e dell'Ambiente, un luogo da oggi destinato alla cultura, creato all'interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata e affidato dall'autorità giudiziaria all'amministrazione comunale teramana. In questo appartamento, dove per anni è vissuto un boss mafioso, hanno trovato casa 4 associazioni di Teramo: ARCI, WWF, GADID, Mountain Wildless. Non avendo un pianeta B, abbiamo pensato di costruire un piano B, che per noi è un luogo dove ripartire con alcune attività. Nel nostro caso, come ARCI, proprio dopo 12 anni di assenza di una sede provinciale,
ma di condividerlo appunto con più soggetti. Quali saranno i vostri progetti? Finalmente riospitiamo e abbiamo l'onore di poter ospitare all'interno di questo spazio il Centro di Documentazione della Gramigna con più di 2000 volumi del WWF Teramo, che è un modo per appunto avere un'aula studio, diciamo, di ricerca per giovani universitari e non solo, su temi ambientali locali e anche nazionali. Dopodiché presentazioni di libri e soprattutto attività di coprogettazione e coprogrammazione con la pubblica amministrazione, cosa che nella riforma del terzo settore sarà preponderante e fondamentale. Oggi il messaggio più importante che viene fuori dall'inaugurazione di questa Casa della Legalità è proprio il valore straordinario della legalità e soprattutto il messaggio della lotta alla mafia, io direi alla cultura mafiosa, sempre e ovunque, perché non dobbiamo commettere l'errore di pensare che la cultura mafiosa appartenga solo ad una zona del paese, a un territorio specifico, geograficamente circoscritto. Dobbiamo combatterlo ovunque e ogni giorno, in tutte le forme in cui si manifesta. E qui ci apriamo alla comunità e soprattutto alle future generazioni, lanciando il messaggio di legalità. La Casa della Legalità e dell'Ambiente di Teramo è solo il primo esempio di beni confiscati, trasformati in luoghi aperti alla comunità. Sul territorio comunale esistono infatti altri spazi appartenuti alla malavita e che saranno presto riconvertiti in strutture sociali. Al via la 31ª Fiera dell'Agricoltura di Teramo, che quest'anno si svolgerà dal 22 al 25 aprile prossimi nell'area verde del Parco Fluviale Cittadino e non più a Piano d'Accio. Per l'occasione sono previsti almeno 50.000 visitatori. Grande sarà lo sforzo organizzativo del Comune. Si attendono almeno 50.000 visitatori alla 31ª Fiera dell'Agricoltura di Teramo, che si svolgerà dal 22 al 25 aprile prossimi in città. Sì, è proprio questa la novità più importante dell'edizione 2022. Il luogo che accoglierà gli espositori non sarà più il piazzale dello stadio a Piano d'Accio, ma l'area del Parco Fluviale Cittadino. Una zona verde, facilmente raggiungibile a piedi per chi risiede in città e provvista di 1.600 posti auto negli adiacenti parcheggi San Gabriele e San Francesco. Un nuovo luogo per fare la Fiera dell'Agricoltura, come mai questa scelta? Ma è una scelta che in realtà abbiamo nelle nostre corde da tanto tempo, innanzitutto perché il Parco Fluviale oggi è capace di ospitare la Fiera dell'Agricoltura a seguito di numerosi interventi che abbiamo fatto su questo parco, in particolare per la manutenzione che Valdo di Bonaventura ha fatto. Poi perché lo avviciniamo la fiera alla città di Teramo e quindi ci sono delle ricadute dirette sul tessuto economico della città di Teramo. E poi perché questo ambiente, la location proprio del Parco Fluviale, è certamente adatta proprio i temi dell'agricoltura e della sostenibilità. Infatti sarà una fiera dell'agricoltura proprio completamente dedicata ai temi della sostenibilità. Oltre alla fattoria degli animali, ai mercatini contadini, all'esposizione di mezzi agricoli, la Fiera dell'Agricoltura ospiterà anche un'area istituzionale dove dibattere temi scientifici legati al settore. Torniamo all'antico, perché come una volta cerchiamo di capire quali sono le esigenze della società civile e tiriamo fuori le cose dai nostri cassetti in laboratorio e le portiamo qui a condividere con la gente. Quest'anno abbiamo scelto degli argomenti che sono abbastanza attuali. Il primo riguarda il problema delle microplastiche, che sapete quanto possa essere attualmente un'ipotesi di disastro ambientale, e questo lo faremo con quello che chiamiamo Open Lab. Metteremo delle strutture dove presidiate dai nostri ricercatori che comunicheranno alle persone qual è l'attività che l'ente svolge in questo settore specifico. Poi parteciperemo a questo bel convegno che ci sarà qualche giorno dopo e qui parleremo di api, quindi l'importanza delle api nella filiera ambientale. Ci sarà un intervento di una nostra collega che si interesserà dei problemi legati all'uso dei pesticidi, dei fitofarmaci e dei farmaci e quindi diffusione di sostanze indesiderate nell'ambiente. E poi ancora la cosa più innovativa di tutte, vorremmo condividere i risultati di un lavoro che abbiamo fatto che tende a dimostrare l'importanza dell'apparato radicale degli ortaggi, delle insalate e quant'altro nel prelevare dal terreno, oltre che l'acqua, anche purtroppo dei germi che possono essere patogeni. Questo è un problema serio perché chiaramente vorrà dire che non basterà più lavare la frutta o lavare l'insalata per essere sicuri di non assumere cibo e batteri. Quattro giorni di esposizione ma anche di progettualità.
La Fiera dell'Agricoltura di Teramo, promossa dal Comune, punta su una forte sinergia tra gli enti istituzionali più importanti del territorio, come la Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia, la Provincia e il BIM. Sarà l'occasione dunque, come annuncia il sindaco Gianguido D'Alberto, di presentare alla città anche i futuri progetti urbanistici di riqualificazione del capoluogo. La scelta di tornare al parco fluviale non è legata solo alla bellezza del luogo, sempre più curato, ma è anche un segnale importante finalizzato a riportare in centro, in città, le iniziative nevralgiche per la crescita del nostro territorio e quindi occasione importante anche per presentare due progetti su cui stiamo investendo molto: il progetto di recupero del parco fluviale, di riqualificazione complessiva, che partirà a breve con il primo lotto proprio in questa zona, e poi, parlando di agricoltura, anche il progetto del mercato coperto, che è stato inserito tra i fondi del PNRR e che ovviamente nel corso di quest'anno vedrà l'apertura del cantiere. Presentato all'Università di Teramo il volume Pensare la pace, una raccolta di lezioni tenute circa 20 anni fa dal compianto Luciano Russi, professore di filosofia del diritto e rettore dell'Ateneo Teramano per 11 anni, Russi viene ricordato attraverso iniziative culturali dalla fondazione che porta il suo nome. Pensare la pace è un volume che raccoglie le lezioni di un corso avanzato di storia delle idee politiche e sociali svolto all'Università degli Studi di Teramo circa 20 anni fa dal professor Luciano Russi, quando l'opinione pubblica mondiale era scossa dalle notizie del conflitto in Afghanistan. Russi ha guidato l'Ateneo Teramano come rettore dal 1994 al 2005 ed oggi la fondazione che porta il suo nome presenta questa raccolta che spiega la pace e che sembra essere perfettamente calata nel momento storico che stiamo vivendo. Luciano Russi come concepiva la pace? Concepiva la pace come un facere, dice lui, un costruire e quindi come mostra anche l'antologia, cioè tutti i brani che ha scelto, come quello che deve essere in fondo il fine principale della politica, perché è l'unica condizione nella quale una comunità si può sviluppare, può, diciamo, trovare il proprio benessere e pertanto deve essere anche il problema principale della riflessione politica. I brani che ha scelto nell'antologia, tutti convergono nella stessa direzione. La pace è un obiettivo e del pensiero che ci deve essere prima di tutto e dal pensiero tradursi nell'azione degli uomini che hanno nelle mani le sorti delle comunità. La pace non va solamente declamata, ma va studiata. La pace va studiata, va applicata e ci deve essere proprio un approccio dottrinale, quindi non possiamo parlare di pace soltanto in modo contingente quando c'è un episodio bellico o una guerra in atto, perché questo poi scatena ovviamente delle reazioni di tipo istintivo. Insomma, basti pensare il dibattito sulle armi o meno all'Ucraina, ma la pace va affrontata proprio come momento di studio e di approfondimento, anche e soprattutto lontano dalla guerra. Luciano Russi era suo marito, lei è presidente della fondazione che porta il suo nome. Questa fondazione che scopo ha? Beh, chiaramente ha lo scopo di mantenere in vita il suo ricordo e di portare avanti quelli che erano i suoi interessi, che devo dire erano diversi, di diversa natura, che andavano oltre alla storia del pensiero politico, al giornalismo, alla comunicazione, alla poesia, che lui scriveva poesie, e allo sport. Infatti sapete, insomma, che qui aveva fondato un corso di laurea in diritto e economia dello sport. E quindi la fondazione adesso, quest'anno compie 10 anni, farà un'altra serie di eventi che continuano in qualche modo quelli già fatti, come per esempio l'assegnazione del premio Luciano Russi e poi un riconoscimento ad un professore che si è distinto per i suoi lavori scientifici. Grazie di averci seguito, io vi lascio alla rubrica sulla formazione professionale curata da Luigi Di Teodoro, responsabile formazione del gruppo Consof. Questa sera Luigi ci illustrerà il corso per diventare assistente all'autonomia e alla comunicazione per i disabili e l'importanza di questa qualifica professionale. Grazie e buona serata a tutti.